Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro primo webinar dedicato ai tributi ambientali. Io sono Federica Alba, Marketing Manager di Aiming, e oggi insieme alle colleghe Elisa Sharma, Senior Consultant, e Carmela De Rosa, Consultant, entrambe del Dipartimento Tributi Ambientali di Aiming, esploreremo come le normative europee, come la responsabilità estesa del produttore, conosciuta anche con l'acronimo di EPR, e la Plastic Tax stanno ridefinendo le strategie delle imprese che producono o distribuiscono materiali inquinanti. Sarà anche l'occasione oggi per scoprire non solo gli obblighi, ma anche le opportunità di sviluppare un modello di business sostenibile e conforme agli obblighi di legge. Questo webinar è stato appunto ideato per guidarvi nella comprensione delle direttive UE, dei meccanismi dell'EPR e degli impatti della Plastic Tax, aiutandovi soprattutto a capire come gestire i rischi collegati ai tributi ambientali. Come vedete dall'agenda, chiuderemo il nostro webinar con una sessione di Q&A. Vi invito, durante tutta la durata del webinar ad inviarci i vostri quesiti nel box chat. E se per motivi di tempo non riusciremo a rispondere live a tutte le vostre domande, sarete comunque ricontattati via mail per avere una risposta. Ora entriamo nel vivo del nostro webinar e lascio quindi la parola alla collega Elisa Sharma, con la quale vorrei iniziare con una tematica macro, quindi cosa sono i tributi ambientali e soprattutto a chi si applicano. Buongiorno Federica, buongiorno a tutti. È un piacere aprire questa discussione su un tema cruciale come i tributi ambientali che riguardano da vicino molte realtà aziendali. Quando parliamo di tributi ambientali ci riferiamo a strumenti normativi ben precisi, imposte e contributi obbligatori creati per limitare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente. Quindi chi coinvolgono in particolare? In generale riguardano tutte quelle imprese che immettono sul mercato materiali o prodotti che una volta esaurito il loro ciclo di vita diventano rifiuti. Tra i settori più impattati troviamo sicuramente la grande distribuzione, il commercio a dettaglio che utilizzano enormi quantità di imballaggi, da non escludere ovviamente l'e-commerce, l'industria tessile che è uno dei comparti più complessi e inquinanti. E da non escludere anche il settore alimentare, quello del food delivery, che naturalmente utilizzano tantissima plastica monouso. Capiamo quindi che il pubblico interessato da queste normative in realtà è vasto e si tratta di regole che non sono facoltative ma obbligatorie. Infatti, come vedremo più avanti, le aziende devono rispettare obblighi precisi, tra cui registrazioni, dichiarazioni, pagamenti di contributi e anche presentazioni di piani di prevenzione. Non rispettare questi obblighi non è un'opzione perché non conformarsi significa esporsi a sanzioni economiche, sanzioni restrittive, danni reputazionali che possono minare la credibilità dell'azienda. Quindi per capire meglio facciamo un esempio concreto. Immaginiamo un'azienda di e-commerce che vende abbigliamento e quindi tramite il proprio sito vende questo abbigliamento in diversi paesi europei. Per ogni spedizione naturalmente utilizza degli imballaggi di plastica, di cartone, che una volta raggiunto il consumatore finale diventano dei rifiuti. Ecco, questa azienda per questa attività che svolge deve garantire che questi imballaggi rispettino le normative locali dei vari paesi europei dove lavora e quindi si deve iscrivere ai consorzi di gestione, versare i contributi richiesti, perché se non lo fa rischia multe salate e persino il blocco di attività in quei paesi. Questi tributi sicuramente rappresentano una grande sfida per le imprese perché richiedono organizzazione, pianificazione, una conoscenza molto chiara e dettagliata delle normative applicabili, ma non sono state introdotte soltanto con l'obiettivo di normare o sanzionare. L'Unione Europea ha introdotto questi tributi proprio per spingere le aziende a innovare, ridurre gli sprechi e l'inquinamento e contribuire anche economicamente a un futuro più sostenibile per tutti. Oggi sappiamo che sempre più consumatori premiano le aziende responsabili e sostenibili, quindi essere conformi non è solo una necessità legale,
ma è anche una leva strategica per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione. Grazie, grazie Elisa, per la panoramica generale. Prima di addentrarci però nel merito della compliance, facciamo un rapido excursus normativo. Certamente, alla base di tutti questi obblighi c'è un quadro normativo ben preciso che nasce principalmente dall'Unione Europea. Infatti, le direttive europee fissano delle regole comuni per tutti gli Stati membri, orientando le aziende verso un uso più responsabile delle risorse. Non entrerò nel merito dei dettagli tecnici e degli articoli, ma vorrei sottolineare alcuni elementi chiave delle direttive principali, partendo dalla direttiva relativa agli imballaggi. Questa è la direttiva del 94, che poi è stata aggiornata nel 2018. È una direttiva che fissa degli obiettivi molto precisi e ambiziosi. Ne cito qualcuno, ad esempio, si richiede che entro il 2025 siano riciclati il 75% degli imballaggi in carta e cartone. È richiesto agli Stati membri di promuovere l'ecodesign, ovvero si invitano le aziende a utilizzare materiali che siano più facilmente riciclabili e si richiede agli Stati membri di rafforzare il principio di EPR, cioè di responsabilità estesa del produttore, che obbliga le aziende a coprire i costi di gestione degli imballaggi. Quindi, in concreto, per capire meglio cosa hanno fatto gli Stati membri in relazione a questa direttiva, per appunto implementare questi obiettivi, hanno adottato in tempi diversi approcci diversi, ma complementari. In Italia è stato nel 96 istituito il CONAI, ad esempio, che supporta le aziende nel rispettare gli obblighi EPR. In Germania è stato implementato il FairPack, così come in Francia sono stati introdotti sistemi EPR in settori diversi. Sono tutti esempi che dimostrano come i paesi membri stanno raggiungendo questi obiettivi in tema di imballaggi e rifiuti di imballaggi. Passiamo adesso a un altro ambito che è altrettanto rilevante, l'ambito tessile. Perché abbiamo deciso di parlare di questo settore? Perché è uno tra i più complessi e impattanti a livello ambientale. La moda, infatti, è spesso sinonimo di creatività, innovazione, purtroppo però nasconde un lato oscuro, ovvero l'enorme quantità di rifiuti che genera. Ogni anno, infatti, milioni di tonnellate di capi e tessuti finiscono in discariche, vengono inceneriti e causano gravissimi danni all'ambiente. Proprio per diciamo, affrontare questo problema, l'Unione Europea ha deciso di occuparsi anche di questa tematica, ma qui diciamo la situazione è un po' diversa perché prima abbiamo visto una direttiva mirata sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. In questo caso, però, una direttiva precisa e dedicata ai tessili e ai rifiuti tessili non esiste ancora. Tuttavia, i rifiuti tessili sono diciamo disciplinati dalla normativa quadro che è stata emanata nel 2008, poi aggiornata nel 2018. Per affrontare qui la crisi sulle enormi quantità di rifiuti, l'Unione Europea ha fissato anche in questo caso degli obiettivi molto ambiziosi. Uno tra questi è quello di implementare sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti tessili. Questo è un obiettivo che richiede collaborazioni tra imprese, consumatori ed enti locali, perché solo così sarà possibile garantire che abiti e tessuti non vengano più semplicemente buttati via, ma vengano recuperati, riutilizzati e riciclati. Non finisce qui perché la normativa spinge anche in questo caso verso l'adozione dell'ecodesign, quindi si invitano le aziende tessili ad utilizzare materiale che sia riciclabile o riutilizzabile. Ci sono già delle grandi aziende che stanno sperimentando capi realizzati al 100% con fibre riciclati oppure stanno utilizzando dei materiali innovativi. Tutto questo non riduce soltanto l'impatto ambientale, ma rappresenta, secondo me, anche un'opportunità concreta, un'opportunità per innovare e rispondere a una domanda di sostenibilità sempre più crescente. In relazione, diciamo, a questa direttiva, in concreto,
Alcuni stati membri hanno già implementato dei sistemi IPR, la Francia è pioniera in questo caso e ha già un sistema molto rigido per chiunque immetta materiali tessili sul proprio territorio. La Francia infatti è un esempio che seguiranno anche gli altri paesi europei perché la direttiva europea precisa e mirata ad oggi non c'è ancora, ma ci sono già lavori in corso, quindi presto avremo anche una direttiva di riferimento, quindi per forza di cose tutti gli stati membri dovranno adeguarsi. E questo era il tema tessile. Passiamo infine a un altro tema di grande attualità, la plastica monouso, un materiale che sappiamo tutti rappresenta una delle sfide ambientali più urgenti. Infatti l'inquinamento da plastica è una vera e propria emergenza globale, è un problema che conosciamo bene e che non può più essere ignorato perché richiede interventi concreti e coordinati. Per questo motivo l'Unione Europea ha introdotto nel 2019 la direttiva 904, che definisce una serie di misure ben precise per appunto ridurre l'impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso. In questo caso le misure sono state anche abbastanza drastiche, ad esempio è stata vietata la produzione e la vendita di determinati articoli in plastica monouso come posate, piatti, cannucce e in generale contenitori in poliestirene espanso. Anche in questo caso si impone ai produttori di assumersi la propria responsabilità e quindi di contribuire economicamente anche alla gestione dei, diciamo, rifiuti che derivano dai loro prodotti. E quindi in concreto, in relazione a questa direttiva, gli Stati membri cosa hanno fatto per raggiungere gli obiettivi? Hanno implementato delle leggi nazionali e hanno adottato misure che possono includere anche imposte o tasse per rendere la plastica meno competitiva e per spingere le aziende a orientarsi verso alternative più sostenibili. La Plastic Tax, ad esempio, è uno degli strumenti principali adottati dai Paesi membri proprio per raggiungere questi obiettivi. Alcuni paesi, come sappiamo, hanno già implementato questo tributo, mentre altri si stanno preparando per farlo a breve, come l'Italia. E quindi questo è l'insieme di misure che rappresenta il passo decisivo. Rappresenta un passo decisivo perché è ormai imprescindibile. Il problema della plastica è un problema che rappresenta un'emergenza globale e per affrontare questo problema, queste normative promuovono un cambiamento che non è soltanto normativo, ma è anche un cambiamento culturale, perché è necessario oggi incoraggiare le imprese e i consumatori a ripensare il modo in cui producono, in cui utilizzano materiali che spesso, no, ahimè, finiscono per danneggiare il nostro ambiente. Ciò che posso dire è che tutte queste normative non generano soltanto obblighi da rispettare, ma danno una spinta concreta verso un futuro che sia più sostenibile, dove imprese e istituzioni lavorano insieme per ridurre l'impatto ambientale e per costruire un modello di sviluppo che sia più responsabile. Grazie Elisa, hai già menzionato nell'approfondimento normativo il concetto dell'IPR, quindi la responsabilità estesa del produttore. Approfondiamone adesso più nel dettaglio il significato e capiamo meglio di cosa si tratta. Certamente, l'acronimo IPR sta per Extended Producer Responsibility, ovvero tradotto in italiano responsabilità estesa del produttore. È uno dei principi fondamentali delle normative ambientali ed è un concetto che ha trasformato radicalmente in cui le aziende devono considerare il ciclo di vita dei loro prodotti. In questo contesto, il termine produttore non si limita a chi realizza materialmente il prodotto, ma comprende tutte le aziende o persone fisiche e giuridiche che progettano, che fabbricano, che vendono o in generale commercializzano un prodotto. Quindi sono inclusi tutti gli attori di una filiera. E la responsabilità è definita come estesa proprio perché va oltre la fase di vendita, cioè si applica all'intero ciclo di vita del prodotto. Questo cosa significa? Che le imprese non si devono limitare a produrre e vendere i loro prodotti, ma devono oggi preoccuparsi anche di quello che succede dopo, quando i loro prodotti diventano dei rifiuti. E per fare questo, loro devono garantire la raccolta dei rifiuti che generano i loro prodotti,
il recupero e il riciclo dei materiali che possono appunto essere recuperati e lo smaltimento finale in maniera sostenibile. L'obiettivo dei sistemi EPR è quello di assicurare che i rifiuti siano correttamente gestiti e che le risorse vengano recuperate nel modo più sostenibile possibile. Tutto questo non è più optional oggi, è un obbligo che le aziende devono integrare nelle loro operazioni quotidiane. L'EPR non è però soltanto un vincolo normativo, è una vera e propria estensione di responsabilità aziendale che richiede pianificazione, collaborazione attiva con i consorzi e una trasparenza totale lungo tutta la filiera. Sicuramente è una sfida significativa per molte imprese, ma anche una grande opportunità. Le aziende che oggi si adeguano non solo rispettano la normativa, ma dimostrano anche un impegno concreto verso la sostenibilità, innovando i propri processi e soprattutto contribuendo a costruire un futuro più responsabile per tutti. Grazie Elisa, vediamo ora come il concetto di responsabilità estesa del produttore trova applicazione nei diversi settori. Lascio quindi ora la parola alla collega Carmela De Rosa per capire l'impatto che hanno questi sistemi sulle imprese. Buongiorno a tutti e grazie per la domanda, Federica. Questo è un ottimo punto di partenza per entrare proprio nel cuore dell'argomento. Oggi infatti affronteremo un tema cruciale che coinvolge non solo le imprese, ma anche ognuno di noi, ovvero la gestione responsabile delle risorse e la riduzione dell'impatto ambientale. Durante tutti questi anni ci sono stati grandi cambiamenti climatici e a complicare ulteriormente la situazione è l'esaurimento delle risorse. Quindi agire per un futuro migliore non è più una possibilità, ma una responsabilità condivisa. Ma in termini pratici, cosa significa tutto questo? In che modo ciascuno di noi può aiutare a migliorare il nostro pianeta? Ecco, un esempio significativo è la responsabilità estesa del produttore che viene applicata a diversi settori. Vediamo nel dettaglio adesso il settore relativo agli imballaggi, ovvero tutti quei materiali che utilizziamo per confezionare, proteggere oppure trasportare i prodotti. Pensate a cosa accade ogni giorno. Tutto ciò che acquistiamo è confezionato e quindi questi materiali sono presenti quotidianamente nella nostra vita, come ad esempio i sacchetti della spesa, nei quali riponiamo la frutta e la verdura, oppure le confezioni dei biscotti che mangiamo a colazione, oppure ancora le scatole che riceviamo quando acquistiamo qualcosa online. Però una volta che questi imballaggi hanno svolto la loro funzione, diventano un rifiuto. Ed è qui che entra in gioco l'EPR, garantendo appunto che questi rifiuti vengano smaltiti in modo sostenibile, promuovendo scelte sempre più responsabili. Ma adesso facciamo un esempio più concreto. Immaginate un'impresa che produce confezioni regalo. Se queste includono, ad esempio, dei rivestimenti in plastica oppure delle decorazioni che non sono riciclabili, gestire quei materiali come rifiuti diventa molto complesso e costoso. Ora invece pensate alla stessa impresa che utilizza ad esempio una carta riciclata che è priva di rivestimenti in plastica oppure che utilizza inchiostri tipo vegetali per le decorazioni. In questo caso l'impatto ambientale si riduce drasticamente e il costo del contributo diminuisce. L'EPR applicata agli imballaggi impone a produttori, importatori e utilizzatori di farsi carico appunto dell'intero ciclo di vita di questi materiali fino alla loro gestione come rifiuti. Questo sistema è già attivo in molti paesi, però è importante sottolineare che ogni paese applica delle normative specifiche che le imprese devono conoscere e rispettare. Ma vediamo alcuni esempi. In Germania è stato sviluppato un sistema duale che combina la gestione pubblica con quella privata e ha portato il paese a raggiungere uno dei tassi di riciclo più alti in Europa. In Francia, invece, la gestione, al contrario, è centralizzata tramite un unico consorzio che coordina sia la raccolta che il riciclo, semplificando così tutto il processo per le imprese. In Italia abbiamo il CONAI, ovvero il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, che coordina sei consorzi di filiera, ciascuno specializzato nel riciclo di materiali specifici. Questo sistema rappresenta un esempio di collaborazione tra i vari settori e mira a migliorare la sostenibilità. Per concludere, vi dico che la responsabilità estesa del produttore ci invita a ripensare in modo più responsabile a come progettiamo, utilizziamo e smaltiamo soprattutto gli imballaggi.
Adesso, dopo aver parlato del settore relativo agli imballaggi, ci spostiamo su un altro settore chiave dell'IPR, ovvero quello tessile. Questo settore ha un impatto ambientale notevole. Tra l'altro, consumo di risorse e le difficoltà nel riciclare e gestire i rifiuti tessili a fine vita, la situazione non è certo semplice. E come se non bastasse, nei prodotti tessili spesso ci sono delle sostanze chimiche dannose che rendono tutto ancora più complicato. Quindi, cosa possiamo fare per ridurre questi danni ambientali? Anche qui la responsabilità estesa del produttore ci aiuta a gestire la situazione. Di fatto, questa misura finanziaria si applica a tutti quei prodotti tessili che non rispettano determinati standard ambientali e ricopre una vasta gamma di prodotti come l'abbigliamento, i tessuti tecnici sportivi, i tessili per la casa oppure i tessuti d'arredamento. Però chi sono i principali responsabili? Tutti coloro che commercializzano questi prodotti, quindi ritroviamo i produttori, gli importatori e anche i distributori. Ma la responsabilità non si ferma soltanto alla produzione di questi prodotti tessili, ma si estende anche alla scelta dei materiali e al design dei prodotti, che sono due elementi fondamentali per facilitare il riciclo e soprattutto ridurre i rifiuti a loro fine vita. Facciamo un esempio per capire meglio quanto certe scelte possano fare davvero la differenza. Pensiamo a un'impresa che produce tappeti. Se questa impresa utilizza delle fibre miste, difficili da separare e riciclare, quei tappeti finiranno quasi sicuramente in discarica, con dei costi di smaltimento molto alti e un impatto ambientale pesante. Ora immaginiamo invece la stessa impresa che sceglie di usare materiali naturali, come ad esempio la lana o il cotone, per produrre i loro tappeti. Questi materiali non solo si riciclano più facilmente, ma aiutano anche a ridurre i costi di smaltimento e a limitare di molto l'impatto sull'ambiente. L'IPR tessile è stato adottato in diversi paesi europei, ognuno con le proprie peculiarità. La Francia, ad esempio, è stata la prima a introdurlo con un sistema che premia l'uso di materiali riciclati e penalizza invece l'uso di fibre miste, che sono molto difficili da trattare. Nei Paesi Bassi, invece, stanno emergendo sempre più dei modelli innovativi per promuovere la tracciabilità dei materiali e incentivare l'uso di soluzioni più ecologiche. In Italia, invece, l'IPR tessile è ancora in fase di integrazione e avrà un focus importante soprattutto sul recupero e il riciclo dei tessuti. Concludendo, l'IPR tessile non è solo una normativa, ma anche un approccio che ci invita a ripensare l'intero ciclo di vita dei prodotti tessili, compreso il loro smaltimento. Passiamo ora a un tema cruciale, forse uno più di tutti, che è la Plastic Tax. Questo tributo è stato introdotto per affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo, ovvero l'inquinamento causato dalla plastica. Infatti, ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari e negli ecosistemi, causando dei danni enormi non solo all'ambiente, ma anche alla nostra salute. Ma cos'è esattamente questa Plastic Tax? Si tratta di un'imposta applicata alla plastica non riciclata o monouso, con l'obiettivo di incentivare un cambiamento concreto nelle scelte produttive delle imprese, riducendone sia la produzione e soprattutto l'utilizzo. Vediamo un esempio pratico però per rendere più chiaro il concetto. Immaginate un'impresa che produce bottiglie per bevande. Se l'impresa utilizza plastica vergine, quindi non riciclata, questa sarà soggetta al tributo. Al contrario, se l'impresa decide di passare a materiali riciclati oppure a soluzioni biodegradabili, non solo ridurrà il costo della tassa, ma contribuirà attivamente alla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, adottare dei materiali sostenibili migliorerà anche l'immagine aziendale, che è un aspetto sempre più rilevante per i consumatori moderni, che sono molto attenti alla sostenibilità. Anche qui la Plastic Tax è già entrata in vigore in molti paesi, con delle modalità di applicazione molto diverse. In Spagna, per esempio, la tariffa è pari a 45 centesimi al chilogrammo per la plastica monouso non riciclata. Nel Regno Unito, invece, l'imposta si applica a prodotti in plastica contenenti meno del 30% di materiale riciclato, con una fee pari a 217,85 sterline per tonnellata. In Italia, invece, la Plastic Tax è stata più volte rinviata e non è ancora entrata in vigore. Questa
Questo rinvio sicuramente rappresenta un momento di respiro per molte imprese, però non deve essere interpretato come un invito a rimandare delle scelte più sostenibili. Anzi, questo è il momento ideale per prepararsi adottando dei materiali alternativi e migliorando tutti i processi produttivi in modo tale da essere pronti poi quando la normativa entrerà in vigore. Concludo il mio intervento dicendovi che a prescindere che si parli di EPR per imballaggi, per il tessile oppure di plastic tax, il messaggio resta sempre lo stesso. Ogni scelta, anche quella più piccola, può contribuire a un futuro più sostenibile perché siamo tutti parte del cambiamento e oggi più che mai è importante agire con più responsabilità. Grazie Carmela. Capiamo adesso quali sono gli adempimenti che le imprese devono mettere in atto per essere compliant con le legislazioni sui tributi ambientali. Sì, allora, in generale i tributi ambientali prevedono che le imprese rispettino una serie di regole per assicurare la tracciabilità, il riciclo e una gestione più sostenibile dei loro prodotti. Però vediamolo più nel dettaglio. Diciamo che ci sono due strade principali per rispettare gli obblighi della responsabilità estesa. La prima è creare un proprio sistema di gestione. Quindi in questo caso l'impresa si occupa direttamente di raccogliere e riciclare i prodotti che immette sul mercato. Questa è una soluzione che dà il pieno controllo, però può diventare molto complicata e costosa. La seconda invece è unirsi a un consorzio oppure un ecoorganismo. Questa è l'opzione più usata dalle imprese, poiché qui la gestione viene affidata direttamente a enti specializzati, semplificando tutto il processo. Se si opta per un consorzio, ci sono tre passaggi fondamentali da fare. La prima è registrarsi, quindi l'impresa deve iscriversi a un consorzio oppure a un ente autorizzato per essere in regola. Poi bisogna fornire periodicamente dei dati, quindi dei dettagli su materiali, sulle quantità e sul peso dei prodotti. E poi bisogna pagare il tributo. Il tributo è calcolato in base a diversi parametri, come appunto il peso oppure la possibilità di riciclo di materiali. Attenzione però, perché ogni paese ha le sue regole, quindi un prodotto venduto magari in Italia può avere obblighi diversi rispetto ad uno venduto in Francia oppure nel Regno Unito. Quindi per le imprese che operano su più mercati, stare al passo con le normative locali è cruciale per evitare problemi e quindi lavorare in modo più sostenibile. Con questo concludo il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Carmela. Passiamo adesso all'ultima sezione del nostro webinar, quindi ora che abbiamo capito nel dettaglio quali sono gli obblighi legati ai tributi ambientali, viene, diciamo, quasi spontaneo chiedersi cosa succede concretamente se un'impresa non si adegua a queste normative. E lascio a te, Elisa, rispondere a questa domanda. Grazie. Beh sì, riflettere sui rischi concreti alla non conformità è essenziale. Il primo rischio è sicuramente quello delle sanzioni economiche. In molti paesi queste sanzioni raggiungono cifre considerevoli, a cui naturalmente bisogna aggiungere anche il recupero retroattivo dei contributi non versati. Faccio qualche esempio per avere chiaro in mente, insomma, quale può essere il nostro rischio economico. In Germania la violazione del Packaging Act, del Fairpack, può comportare, diciamo, sanzioni fino a 200.000 euro. In Francia, ad esempio, la non conformità può essere punita con una sanzione fino a 20.000 euro al giorno, per, diciamo, ogni giorno di ritardo nell'adempimento richiesto. Sono cifre abbastanza importanti, quindi stiamo parlando di normative molto rigide, il cui rispetto è imprescindibile. Il secondo rischio, quello forse spesso sottovalutato, è quello operativo. La mancata compliance può portare alla sospensione delle attività commerciali o produttive, con il rischio di essere esclusi da interi mercati. In Germania, ad esempio, il Packaging Act prevede il divieto di vendita dei prodotti non conformi. Anche in Spagna è presente una misura simile, le infrazioni infatti possono essere punite con la confisca dei beni da parte delle autorità competenti. Quindi è importante rispettare queste normative per dare continuità al proprio business e
ed evitare dei blocchi, diciamo, di attività produttive. E, infine, ma non meno importante, è il rischio del danno reputazionale. Oggi trasparenza e sostenibilità sono valori imprescindibili per consumatori, investitori e stakeholders in generale. Una violazione normativa, soprattutto se resa pubblica tramite i media, può minare la fiducia dei clienti e intaccare la credibilità di un brand. Quindi, in un mercato che premia sempre di più la responsabilità e la trasparenza, sappiamo che un danno alla reputazione può avere conseguenze a lungo termine che vanno anche ben oltre l'aspetto economico. Quindi non è da sottovalutare anche questo terzo rischio. Detto questo, c'è anche però una buona notizia, e mi rivolgo a tutte quelle aziende e imprese che non si sono mai mosse su questo aspetto e non hanno mai fatto registrazioni, non hanno mai fatto adempimenti sui sistemi IPR, perché in vari paesi è possibile regolarizzarsi, è possibile pagare i contributi arretrati ed è possibile mettersi in conformità con le normative. Questo perché è importante, perché non solo ci permette di evitare le sanzioni improvvise, ma tutela appunto anche la continuità operativa di cui vi parlavo poco fa, quindi si evitano dei blocchi veri e propri di business. Inoltre c'è da dire che chi si attiva da subito per la compliance ha anche un altro vantaggio concreto. Come abbiamo visto prima anche con Carmela, le normative locali chiedono spesso degli adempimenti abbastanza onerosi, tra cui trasmissioni di dati importanti. Tutto questo coinvolge anche diverse funzioni aziendali. E i dati da trasmettere richiedono anche un livello di precisione abbastanza alto. Quindi le aziende, le imprese che oggi si sono attivate, si stanno mettendo in conformità, in parallelo stanno anche aggiornando i propri database e i propri sistemi di monitoraggio, perché così facendo garantiscono una raccolta delle informazioni e la comunicazione di queste informazioni in modo molto rapido, ma soprattutto molto accurato. In più, c'è da dire che stiamo parlando di tematiche molto calde, molto recenti, e molte normative IPR non sono ancora entrate pienamente in vigore. Ci sono ancora vari settori scoperti e diversi paesi si stanno attivando proprio in questi anni per introdurre sistemi IPR. Quindi essere pronti fin da oggi, fin da ora, ci consente anche di evitare le corse dell'ultimo minuto e così si garantisce anche una transizione più fluida e gestibile. Abbiamo parlato tanto di rischi, di come evitarli, però non vorrei lasciarvi con un messaggio negativo. La compliance ambientale non è soltanto questione di obblighi o di penalità. A mio avviso è una straordinaria opportunità perché consente di rafforzare la fiducia dei clienti, di migliorare la propria efficienza operativa, ma soprattutto di aprirsi a nuovi mercati. Quindi adottare un approccio conforme e sostenibile non vuol dire soltanto rispettare la legge. È una strategia vincente perché si costruisce un business resiliente, competitivo e che sia capace di affrontare con successo le sfide di oggi e di domani. Con questo concludo il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e per aver condiviso questo momento di riflessione. Grazie, grazie ad entrambe Lisa e Carmela. Apriamo adesso la nostra sessione di Q&A negli ultimi 5 minuti di tempo che ci rimangono. Vi leggerò le domande, poi decidete voi chi vuole rispondere. La prima è: la mia azienda esporta all'estero prodotti già confezionati. Siamo obbligati a pagare il tributo sugli imballaggi? Lisa, se sei d'accordo, risponderei io a questa domanda, dato che abbiamo affrontato prima il tema. Allora, se esportate prodotti già confezionati, dipende dal paese di destinazione, perché di solito è l'importatore locale, cioè colui che immette il prodotto sul mercato in quel paese, che si deve occupare quindi del tributo sugli imballaggi. Però non è sempre così perché, come vi ho anticipato prima, ogni paese ha le sue regole, quindi è importante conoscerle bene.
Il mio consiglio è quello di collaborare con dei partner locali oppure di consultare un esperto per evitare appunto i rischi di non conformità. Grazie, le ultime due. Se vendo in più paesi europei, devo registrarmi in ogni stato. Risponderei anch'io a questa. Cioè, in generale, sì, se vendete in più paesi europei è necessario registrarsi in ciascuno di essi. Però le modalità possono variare. Per esempio, in alcuni paesi è richiesta la rappresentanza fiscale, in altri no. Oppure, in alcuni paesi la dichiarazione si basa sul numero di pezzi immessi sul mercato, mentre in altri si basa, ad esempio, sul peso in chilogrammi. Quindi è sempre meglio conoscere le normative locali e anche qui vi do lo stesso consiglio di prima, quindi consultare degli esperti oppure affidarvi a dei partner che conoscono appunto le normative locali. Grazie, l'ultima che devo dire si è ripetuta più volte in chat durante il nostro webinar è come si calcolano le sanzioni. Bella domanda. Rispondo io. È un argomento importante perché giustamente i vari soggetti obbligati vogliono quantificare il rischio che stanno correndo. È un'ottima domanda, alla quale però non è semplice rispondere perché dipende. Come ha detto Carmela, e abbiamo detto anche prima, ogni paese ha la sua normativa, ogni paese ha adottato delle normative locali, quindi innanzitutto dipende dal paese e in secondo luogo dipende dall'infrazione commessa, insomma, perché la mancata registrazione può comportare alcune sanzioni, la mancata trasmissione dei dati invece ne comporta altri. Quali sono i fattori tendenzialmente che però le varie normative prendono in considerazione? Sicuramente il tempo trascorso, perché un conto è non aver adempiuto a una normativa che è entrata magari in vigore l'anno scorso e un conto è non essere conformi a una normativa che è in vigore in realtà da 5-6 anni. Le varie normative, quando entrano in vigore, portano con sé anche dei regimi transitori, quindi se entra in vigore un sistema IPR, ad esempio, spesso si richiede per il primo anno soltanto la registrazione, non si richiede la trasmissione di dati, quello è un obbligo che magari arriva dal secondo anno di vigenza di questa normativa, quindi sicuramente il tempo da tenere, secondo me, in considerazione anche i volumi che mettiamo sul mercato. Anche quello è un elemento che si tiene in considerazione per calcolare la sanzione, perché un conto è aver immesso 5 kg sul mercato, che so, tedesco, e non averli dichiarati, un conto è averne immessi a tonnellate di anche materiali difficili da riciclare e non averli dichiarati. Quindi dipende da tutti questi fattori. Ciò che è importante è capire che più si sta nella situazione di non conformità, più questo rischio aumenta. Quindi, secondo me, è importante quantificare il rischio, ma sicuramente più economico, più vantaggioso mettersi in conformità oggi, regolarizzare, pagare eventualmente i contributi arretrati e, insomma, essere conformi a queste normative. Spero di aver dato una risposta abbastanza esaustiva. Speriamo di sì, ne abbiamo veramente tante domande su consorzi, IPR, però purtroppo non abbiamo il tempo per rispondere a tutte. Vi ricordo che però non vi lasceremo senza una risposta, ma vi risponderemo via mail e poi se vorrete potrete approfondire anche con le nostre due speaker di oggi che ringrazio nuovamente per essere state con noi oggi, per averci fatto da speaker. Ricordo a tutti che nelle prossime ore riceverete la presentazione che abbiamo visto oggi insieme a Carmela ed Elisa. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo webinar di Eming. Grazie a tutti. Grazie mille.